Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Obbligo di POS. In Italia 8 pagamenti su 10 con la carta sono sotto i 60 euro. I commercianti che non li accetteranno non potranno più essere multati, come accade da luglio ad oggi. Un mazzo da fiori da 10 euro le hanno chiesto di pagarlo con la carta. Però sì, capita che paghino con la carta anche meno. Lei accetta sempre? Accettiamo sempre. Oggi, quando noi usiamo bancomat, la carta di credito, quel costo è a carico dell'esercente. Perché noi, vendendo un capo, un anellino da 19 euro, bisogna dare un sacchettino da 2,50, bisogna dare la scatolina e bisogna dare il sacchettino. Sommando il tutto, noi paghiamo poi 25 euro, cosa che pagando col digitale noi non ci rimane niente in mano. Questo obbligo di accettare il pagamento elettronico per importi così bassi incide tantissimo sull'esercizio. E allora vediamoli questi costi. Intanto c'è il canone per l'affitto del POS, che costa in media 6,60 euro. A volte c'è anche il costo di attivazione, in media 23 euro. E poi ci sono le commissioni sulle transazioni, che cambiano da banca a banca, anche perché spesso variano a seconda del volume d'affari degli esercenti, e quindi chi è più grosso paga di meno. In media però si va da 1,2 a 1,7%, fino al 4% di commissione su carta di credito, mentre per il Bancomat si va dallo 0,3 allo 0,5%, ovvero 90 centesimi con la carta e 30 centesimi con il Bancomat.